sabato tutti, oggi è sabato 15 mi pare, no 14, che sto dicendo. Allora, voglio mostrarvi delle chicche che ho comprato già per Natale per abbellire un po' casa, da mettere qualcosa in cucina, qualcosa in sala da pranzo, quello che ho potuto praticamente, delle cosine, delle chicchette così. Allora, cominciamo. Per davanti le finestre ho preso due adesivi da mettere alle finestre. Uno è topolino, questa qui, da mettere davanti alle finestre, da incollarle, perché quelle che ho sono poche e vorrei metterle anche nelle finestre della stanzetta, ma vediamo. Ho preso questo topolino e ho preso quest'altro pazzo, questo di neve, questo qui. Non mi dite quanto li ho pagati, ragazze, perché... Ah, questo l'ho pagato 1,99, questo qui. Invece topolino, non c'è prezzo su topolino? No, non c'è prezzo a topolino, vabbè. Poi cosa ho preso? Mi sono presa due lanterne da mettere in sala da pranzo quando metterò la tovaglia di Natale. Ed è il primo e questo qui, questa lanterna qui bianca con la forma di Babbo Natale. Guardate quanto è carina questa qui. E la seconda invece, questa qua è più piccola, questa qua tutta rossa, e qui non mi ero accorta di averla presa un po' ammaccata e non la posso neanche tornare. Ho preso questa qua con gli alberelli, che metterò sempre in sala da pranzo sulla tavola. Poi, che chicche mi sono presa? Allora, mi sono presa questo... Sono dei pensierini. È una specie di portazucchero, no? In miniatura, che io andrò a mettere qua in cucina come abbellimento, non ci metterò niente. Questo, guardate quanto è caruccio, ragazze, è piccolino piccolino. Adesso lo apro un attimo e ve lo faccio vedere se si apre. No, non si apre. Sono delle chicche, a me piacciono queste cose così, ragazze. Vabbè, non si apre, poi ve la farò vedere aperte. La seconda è che l'ho vista per fare la colazione, mi sono presa, anche le caramelle, questa tazza qui ce l'ha col beige, col bianco. Io ho preferito, dato che in natalizia l'ho presa con il rosso. Allora, ragazze, ci deve essere anche un ognomo da qualche parte che non trovo, ma quando lo troverò ve lo mostrerò. Allora, queste sono le chicche che ho comprato per Natale. Aspettate un attimo, li porto di là perché non vorrei che si rovinassero. Rieccomi, ragazze. Ah, poi mi sono presa come prima volta una candela ai frutti di bosco, non ne ho manco vista questa qui. Vediamo questa qui. Come? Mamma mia, questa qui, ragazzi, c'ha un profumo bella. Questa la accenderò, ma le ho viste le altre, quando andrò me le prenderò. Questa l'ho pagata 99 centesimi. Bella. Poi, allora, incominciamo. Ho preso due birre Henker per sabato cinema, eccole qua, una e due. Adesso, ragazze, le tolgo, così se no qui si fa un disastro, un disastro. Ma incominciamo. Poi mi sono presa che le ciabatte che ho visto che si stanno piegando, mi sono presa queste qui con rosa. Sono tutte, ragazze, brillantate. Vedi qua, sono così, sono comodissime, ragazze, sono belle che basse. Poi mettiamole da qualche parte, ecco qua, se non cade sempre qualche cosa in diretta non sono io. Ok, metteteli qua. Allora, incominciamo con la spesa. Ho preso una confezione di uova, ne ho prese 5,
sono 1, 2, 3, 4, 6, 5 uova sempre di allevamento a terra, queste qua. Poi ho preso una bottiglia di olio, mi sono tagliata già, una confezione sempre del mio solito succo, così tolgo le buste che stanno qui sopra, ragazze. Allora, che ho preso? Ah, del, ci stanno parecchie buste, del formaggio ho preso, grana padano, grattugiato, queste, me ne sono prese il 3, mi pare? Sì, gli altri due devono essere da qualche parte. Poi ho preso la soffritta mia cioccolata Kinder cereali, perché sono una gran golosona, e le mettiamo anche qui. Ho preso la mia pancetta affumicata a cubetti, sempre quella della Barretta, questa qui, mi stanno a cadere gli occhiali. Ho preso una confezione di caffè Ag, ragazzi, che è buonissimo, e una busta già va via, così togliamo le buste e vi mostro quelle che ho qui. Ah, poi ho preso i miei panini all'olio, questi qua, questi belli che morbidi, me ne sono presa due confezioni, per adesso possono bastare. Poi ho preso due pacchi di fazzolettini Smile, queste qua, ne ho presi due pacchi. Ho preso uno di un dispenser da scotch e le buste quando si rompono. Ho qui un attimo, ragazzi, che sistemiamo un po', perché qui non si capisce niente. Metto qui poi l'uovo con calma, metto tutto a posto. Mi sa che il pane me lo tolgo proprio adesso. E poi mi sono presa una matita sopraccigliare. Vediamo che ha azzeccato il colore. Ed è questa qui della Rimmel. Questa qui. Che senza di lei non si può stare. Poi mi sono presa una confezione di carote che ho pagato 1 euro, che ci devo fare, e dato che ho le zucchine, le patate, e ho preso anche i funghi champignon, ci voglio fare il minestrone fatto in casa. Allora, ragazze, cominciamo con un'altra busta. Ho preso, senza che riesca, i miei rotoloni della Foxy, questi qua, che sono 6x3, mi pare, devono essere, non so, sì, 6x3, li ho presi a 3,99, stavano in promozione e li ho presi, questi qua. Bene, ragazze, adesso prendo un'altra busta e metto via un po' di roba e ci vediamo dopo. Rieccomi, ragazze, con un'altra busta. Allora, cosa ho preso? Mi sono presa due confezioni di latte Zimil, il mio solito latte, io non lo cambio mai. Poi mi sono presa, che vi ho ritrovati, i miei yogurt della Miller con anelli di cioccolato, questi qua. Me ne sono presi due di questo tipo e uno con i fiocchi al cioccolato, che sono veramente veramente buoni. Io per fare merenda, e per fare merenda sono buonissimi, dato che la dieta se ne sta andando a carissimo amico. Poi ho preso, che da tanto, da quando ero bambina, che non le compravo, le ho viste, ho detto ma sì, compriamole, tanto per vedere come sono, se sono cambiate. Ho preso la girella motta, vortice di cacao, condimento totale, punto, nuova ricetta, ce ne sono 8 pezzi senza conservanti e coloranti, ed è questa qui io la mangiavo quando era piccola, ed ero ghiottissima di questa merendina qua, vista, ho detto ma sì, compriamola, così, tanto per prova, tanto per lasciare, per mandare al diavolo sta dieta, stiamo incominciando.
però mi sono presa i miei Kinder colazione più integrali, con farina integrale, che sono veramente buoni, non hanno niente a che vedere con quelli normali, cioè non cambia niente, però c'è la farina integrale. Poi ho preso altro formaggio e abbiamo preso qualcosa per la colazione, ho preso due ciambelle semplici, 1,60 euro, queste qui tonde per fare la colazione di domani mattina. Poi, ah no, degli altri panini, mi sono presa, che io andrò a congelare quando mi serve nessuno. Un altro formaggio. E poi, come vi dicevo, mi sono comprata questo qui, che piccolino piccolino, che metterò in cucina, me lo metterò in cucina, ed è questo, sempre dei pensierini, ed è dolci momenti, questo gnometto qua. Guardate quanto è carino, favoloso, piccolino piccolino, non si apre, quando si apre ve lo mostrerò, dai. Questo credo che lo metterò in cucina. Bene ragazze, e un'altra busta va via, adesso la posso qui perché non vorrei che mi cadesse qualcosa addosso. Prendiamo un'altra busta. Poi, sempre per la colazione, ho preso queste ciambelle al caramello e il riso succhiato. Queste qua, per farci colazione col mio bel tazzone di cappuccino, e sono queste qua. E poi ho preso una Krapfen all'albicocca, che è pure buona, queste qua. Era tutto chiuso, volevo andare a prendere i miei cannoli, ma alle 16 chiudono tutto, abbiamo dovuto fare di nuovo la fila uno per volta, anzi ci fanno entrare a coppia per fortuna. Poi ho preso una bottiglia di olio di semi di girasole, io ce l'ho come scorta lì se devo friggere qualcosa. E poi, che le avevo finite, ne ho preso due sacchetti in un solo atto, dove sta? Ho preso un pacco, un sacchetto di mele golden, e io con questo ci vado matta, ne mangio una al giorno, poi il medico mi torna. Scusate la battuta, dai. Comunque, un'altra busta va via. L'ultima busta ho preso sempre per le serate cinema, non si vuole manco fare prendere queste patatine all'olio d'oliva dell'amica Chipsuk, sono le 8, mi devo svegliare, queste qua. Poi ho preso sempre, perché la sera non ho voglia di sporcare i piatti, mi sono presa i miei piatti tondi e piatti per la sera, sempre, perché mezzogiorno ci sta, ma la sera non ci sta. Adesso li appoggio qui. Poi mi sono presa, me li sono presi esclusi e li ho pagati 53 centesimi, dei funghetti champignon per farmi il minestrone. Poi ho preso, l'altra non so dove sta, io ho preso due confezioni di coppa Malu, dato che io sono una gran cosona, però quanto sono golosona io, le fanno troppo piccole, però vero? È la mia impressione? Non credo, vero? Poi ho preso dell'affettato, del prosciutto cotto, che ho pagato 1,59 i miei soliti prosciutti cotti per farmi il panino. E poi ho preso due confezioni di pizzaiola, questa qui, che è di questo, di bovino adulto, questo qua, per farci la pizzaiola. Ragazzi, quanto è buona! Ne ho prese due confezioni, eccole qui. Bene ragazze, e un'altra busta va via. Altre patatine, queste di che sono? Queste sono semplici, sempre di Amica Chips, ho fatto scorta di olio, sempre di olio di girasole, così ce l'ho, a meno non quando
lo finisco, so di averlo nella mia dispensa. E poi mi sono prese due bottiglie di aceto bianco, dato che io le uso per fare insalata, e le metto, praticamente lo metto nei piatti quando li lavo, e lavare mattina, sera e pomeriggio l'aceto va via. Io non ci posso fare niente, mi piace il suo odore nei piatti, è un odore pulito. Ecco l'altra bottiglia. Poi ho preso un altro pacco di patatine. Passiamo all'altra bustina, ragazze. Ah no, mi sono scordata. Un'altra confezione di pancetta affumicata, sempre della Valetta. Qui è il caos più totale. Poi, sì, le patatine non finiscono più. Un'altra confezione sempre di patatine di quelle normali. La serata cinema sarà altro di serata cinema. Poi, un'altra confezione della mia dolce Coppa Malou. Un'altra confezione di prosciutto cotto. E poi ho preso, dopo tanto tempo, la prima volta, a lui non piacciono a me, sì, mi sono presa tre sovraccosci di pollo, che ho pagato 3,71 euro, queste qua. Voglio vedere di farmi, se ci riesco, al forno o al sugo, che mi piacciono tanto. Mi sono presa un pacchettino di guanti, queste qua in microfibra, perché quelle dopo mi lasciano, preferisco avercele sempre di scorta, così. Le mie adorate mozzarelle al formaggio, queste sono buone, buone, a me mi piacciono un casino queste patatine, ragazze, sono buonissime. E poi sono caffè al forno, sono buone. E un tozzo di pane, mamma mia, ragazze, tra poco qui non lo so se si rompe qualche bottiglia, ma il caos. Ragazze, per chi non le rompa, ho preso 4 confezioni della mia passata del monte, quella finissima. Beh, me la sono presa per avercela come scorta, perché io la uso tanto per fare il sugo, la pizzaiola, e se ne va che è una bellezza. Adesso appoggio un attimo qui, perché non vorrei che cascasse qualcosa se non pesse. Vediamo, ragazze, che cosa ho fatto. Infatti qua, come mi muovo. Infatti qui poi c'è la confezione di, cos'è questo? Ah, i fusi di pollo, questi qua. E che ha un altro sacchettino di mele golden, che adesso, ragazze, non so proprio dove andare a mettere, metto qui che finita la spesa, credo che ce ne sarò molto tardi finché metterò a posto. E poi ho preso un ginger, questo qua, da San Pellegrino. E poi, ragazze, per finire ho preso una cassa d'acqua, non ve la posso perché è pesante e io non ce la faccio a prenderla. Comunque, ragazze, la mia spesa finisce qui. Questo è tutto il mio bottino. Se il video vi è piaciuto, mettetemi tanti like, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e iscrivetevi al mio canale se vi fa piacere. Io vi mando un grosso bacio, noi ci vediamo al prossimo video e che dire, ragazze, buon sabato a tutte e buona domenica. Ciao!